non ci risultano sfasature. Una commissione d'inchiesta sulle periferie italiane, la proposta lanciata oggi a Milano da Area Popolare, ce ne parla Doriana Deiana. Dici periferie e pensi a degrado, emarginazione, mancanza di servizi e opportunità, luoghi comuni qualche volta per i quartieri marginali delle grandi città, ma spesso realtà che coincidono con zone metropolitane che diventano ghetti per stranieri o aree di povertà e criminalità. Talvolta, lontano dal centro però, c'è anche ricchezza umana e potenzialità. Ecco perché le periferie vanno illuminate, fotografate, conosciute, per studiarne i problemi e soprattutto dare soluzioni. A questo mira la proposta di legge Periferie al Centro, presentata da Area Popolare. Prevede l'istituzione di una commissione d'inchiesta monocamerale sullo stato di sicurezza e del degrado delle città italiane. Lo scopo? Fornire una visione d'insieme con particolare attenzione alle periferie, una mappa dettagliata per Parlamento e Governo sulle situazioni di degrado e rischi conseguenti. Parigi e Bruxelles hanno dimostrato come i terroristi non vengono da fuori e hanno vissuto in quelle periferie abbandonate. Ecco. L'Italia non può permettersi questo lusso. L'Italia deve investire in sicurezza, in prevenzione, deve innanzitutto investire nella riqualificazione delle nostre periferie per evitare che le periferie milanesi o quelle, di Palermo o quelle di Napoli diventino delle banlieue o dei Molenbeek, italiani. Un'attività di analisi e inchiesta, quella della Commissione, che avrà l'obiettivo di offrire dati e indicazioni per proporre soluzioni, ma anche concepire strumenti di prevenzione e controllo. Biologico.